Dunque, oggi vorrei fare prima di tutto una prefazione, perché ieri qualcuno mi ha detto che ho copiato un video, sì. Il video dove parlo di come pulire gli iniettori a benzina, le immagini sono prese dal video di un canale di un mio amico. Allora, a parte il fatto che è la prima cosa che dico all'inizio del video, che ho preso le immagini da questo canale perché le immagini sono fatte abbastanza bene e per rendere l'idea vanno bene. Questo comportamento è contemplato dal regolamento di YouTube e naturalmente avverto il titolare del canale, e comunque lo faccio perché io non sono uno YouTuber, non sono capace di registrare video belli e non voglio diventare uno YouTuber. Io spiego concetti di ingegneria meccanica e parlo di questi. Le mie capacità come videomaker sono più che sufficienti per quello che faccio io. Per questo alle volte approfitto di qualche immagine, anche perché magari serve a spiegarmi un pochino meglio. Io sono contrario alle immagini perché le immagini vi distraggano da quello che io invece sto cercando di spiegarvi. Un bel video fa piacere anche a me vederlo, però un bel video ci si ricorda le immagini, ci si distrae da queste e non si è, alla fine del video non si è assimilato quasi mai l'informazione contenuta in quel video. Invece io vorrei arrivare a questo risultato. Per cui oggi parliamo un pochino di come ci si deve approcciare e come devono approcciarsi i meccanici a un cliente con un problema. E vi spiego perché. Pochi giorni fa ero in un'officina e ho visto arrivare una macchina, un Crasley, una macchina con 150-160 mila chilometri, che aveva due o tre problemi. Uno di questi, significativo, era il problema del fatto che la macchina si spengesse ai bassi regimi. Nota bene, non si spengeva al minimo. Se uno l'accendeva e la lasciava al minimo, la macchina rimaneva accesa. Si spengeva in decelerazione. Si spingeva in decelerazione e questo è, a me ha già dato la spiegazione questo comportamento, però il meccanico, che fra le altre cose è un meccanico vecchio stampo, e vi dirò la verità, è un uomo al quale affiderei un qualsiasi motore fino agli anni 90. Lui per diagnosi ha inteso connettere uno scanner alla presa OBD2, la presa OBD2 gli ha dato l'errore P0121, errore che se andiamo a vedere le spiegazioni ci riporta all'acceleratore elettronico come prima istanza. Quindi non ha fatto altro che cambiare l'acceleratore elettronico, ma non ha risolto il problema. Perché? Perché non ha fatto la diagnosi. La diagnosi avrebbe dovuto essere sul corpo farfallato. L'acceleratore elettronico di oggi non è altro che il pedale dell'acceleratore non è altro che un interruttore che comanda un
un meccanismo che si chiama throttle position valvole. Prima era una valvola che controllava la posizione della farfalla, ora è un motorino elettrico che apre e chiude la farfalla. La farfalla, il corpo di ammissione, ha il MAF, il misuratore di massa d'aria, che a sua volta contiene un barometro e un termometro, e ha la valvola IAC, che è la valvola che regola l'immissione d'aria al minimo del motore. In più ha questo apparecchio che regola l'apertura della valvola. Prima c'era il pedale dell'acceleratore con il cavetto d'acciaio che tirava, e poi c'era questo sensore che controllava l'apertura. Ora non c'è più il cavetto, c'è un comando elettronico che il pedale dà alla centralina, la centralina lo dà al motorino elettrico che apre e chiude la valvola. Cosa succede? Succede che quando un motore è sporco, quando un filtro dell'aria è molto sporco, quando avete messo troppo olio nel motore, quando non funziona bene la valvola PVC, in tutti questi casi il corpo di immissione d'aria, la valvola farfalla, il corpo farfallato, si sporca e la farfalla non può più chiudere in maniera perfetta ed ermetica. La centralina in questo caso interviene, perché la centralina tende a compensare, però compensa fino a un certo punto. Oltre questo non può intervenire. Per quanto riguarda la valvola IAC, è un condotto che bypassa la farfalla, ha due piccoli motorini elettrici, due piccoli solenoidi, che aprono e chiudono per mantenere il minimo quando la farfalla è chiusa e il motore è al minimo, per far passare quel quantitativo d'aria necessario a raggiungere necessario a mantenere il motore acceso al minimo, perché la macchina ha bisogno di una certa massa d'aria, l'aria contiene il 21% di ossigeno, il resto è idrogeno e poche altre cose, e si deve raggiungere il rapporto schizometrico. Per raggiungere questo rapporto, che è di 14,7 parti di aria contro una parte di combustibile, la centralina regola l'immissione dell'aria con la farfalla e tramite gli iniettori regola l'immissione e il quantitativo del carburante. In questo modo ottimizza sempre o quasi sempre il rapporto schizometrico e riesce a fare in modo che il motore possa bruciare quasi tutto il carburante che gli viene immesso. Bene, quindi in questo caso bastava pulire la farfalla. Ora, il problema qual è stato? Che questo meccanico, abituato ad andare avanti solo estinto, non ha seguito, non ha fatto una vera diagnosi, perché nel caso avrebbe dovuto avere, come è normale che un meccanico abbia, non solo un bello scanner dell'Autel o di un'altra casa importante, ma un abbonamento a una piattaforma dati
dove il sistema di diagnosi spiega i passaggi da fare per diagnosticare quello che è l'indicazione che viene dal codice di errore, perché poi dopo le tre fasi di indagine sono il codice di errore, la diagnosi elettrica e la diagnosi meccanica. E ci sono delle prove, dei test da fare per vedere quali sono. È vero, le diagnosi portano via tempo, ma io sono sempre stato convinto che oltre, diciamo che i primi 30 minuti di diagnosi possano essere, si può non richiedere il pagamento, ma da un'oretta in poi, sopra i 30 minuti, è giusto che un meccanico si faccia pagare il tempo della diagnosi e poi presenti un vero preventivo al cliente e che sia sicuro dei pezzi che cambia, perché in questo modo riesce a sapere quello che sta facendo. Molti non sono, si riesce poco a inculcare questa mentalità ancora. Ci arriveremo. Per forza di cose ci arriveremo perché il tempo costa sempre di più, i pezzi di ricambio costano sempre di più e quindi il lavoro cambia, la vita cambia e ci si arriva per forza, però ci vuole sempre un sacco di tempo nei cambiamenti, a parte l'auto elettrica che è un cambiamento immediato, ma io non ne voglio parlare perché è una fesseria, è proprio una fesseria l'auto elettrica. Vi dovrei dire che il materiale che più si usa per l'auto elettrica è il litio. Il litio, il più grosso produttore di litio è l'Australia. Dopodiché c'è la Cina e la Russia. L'Europa non è un produttore perché in Europa è proibito anche fare miniere di litio. E mentre il governo europeo vi spinge a comprare macchine a batteria elettrica, investe in un'azienda olandese, Green, che sta mettendo a punto il sistema del motore a idrogeno, cioè la cella combustibile che trasforma l'idrogeno in energia elettrica per le macchine. E quindi fra 2 o 3 anni tutte queste macchine vendute a batterie saranno obsolete e inutili, senza parlare di tutte le altre misure, per questo io evito questo argomento. Ritorniamo alla nostra macchina. Naturalmente il meccanico, persona corretta e onesta, non ha fatto pagare al cliente il pedale dell'acceleratore e in definitiva continuerà a lavorare come lavora perché ha un'età alla quale è difficile cambiare metodo, maniera di lavorare. Io lo comprendo, però purtroppo è necessario. Questo per quanto riguarda il meccanico, per quanto riguarda la spiegazione che sto dando. La spiegazione, la cosa di cui sto parlando con voi, lo faccio per sottolineare che oggi le macchine hanno sensori e sistemi di controllo che poco spazio lasciano all'immaginazione e all'esperienza. Quindi, per quanto io sia un controsenso, perché io conto molto sulla mia esperienza, però
però pretendo che, che si lavori come si deve lavorare, perché il sistema giusto è questo. È questo per il cliente, è questo per i meccanici, è questo per i consulenti come me, è questo per tutti. L'aspetto diagnostico è la parte più importante, poi il cliente può pagarti anche la diagnosi e andare a ripararlo da un'altra parte o non ripararlo. Però è giusto fare la diagnosi, è giusto presentare un preventivo vero. Non si può dire che un preventivo sia fatto. Oggi per fare preventivi le stesse piattaforme dati danno ai meccanici i tempi già di lavoro per fare un determinato lavoro, quindi hanno già sistemi per fare preventivi, ci vuole un attimo. È molto semplice, è molto facile. Sì, sono cose che costano. Un abbonamento di questo genere viene a costare sui 400-500 euro al mese, ma per un professionista è una spesa necessaria. L'altro problema che questa macchina aveva è un problema che noi in parte abbiamo già trattato. Si sporcava molto perché c'era troppo olio. Io mi sono intromesso in questa situazione e ho parlato con questo cliente e gli ho chiesto: scusa, perché tieni il livello dell'olio più alto del massimo? Dice: ah, perché io per essere sicuro di arrivare in fondo ai 10.000 km richiesti dal libretto a cambio d'olio, ce ne metto un pochino in più e con quello, visto che la macchina un pochino lo consuma. Allora, mettere più olio di quanto è necessario è dannoso, come scendere sotto il minimo. Si aumenta la pressione, si aumenta il carico di lavoro perché il primo a essere sommerso da troppo olio è proprio l'albero motore e l'albero motore deve essere lubrificato, deve essere unto, non deve essere immerso nell'olio. La temperatura si raggiunge più lentamente e questo è un danno spaventoso. E comunque i 10.000 km per una macchina che ne ha già 150.000 sono un'assurdità con un cambio di olio. L'olio si contamina dall'acqua. Quando il motore riscalda o raffredda, l'acqua si condensa, l'acqua contenuta nell'aria, nella parte dove non c'è olio della coppa e del motore, c'è aria. L'acqua contenuta nell'aria si condensa e va a diluire l'olio. Non solo va a diluirlo, ma va a permettere l'ossidazione di alcune parti e di alcuni metalli. Poi c'è una contaminazione chimica da ceneri e da combustibile non bruciato che per un effetto che si chiama blowjob passa attraverso le fasce e la camicia del cilindro, e poi dopo c'è la contaminazione da polvere perché magari il filtro dell'aria è sporco o perché per una qualche ragione riesce a entrare un pochino più polvere o perché la valvola PVC non funziona e quindi non estrae i vapori d'olio e la polvere presente nell'aria. Insomma, per uno di questi tre, per una di queste condizioni, noi degradiamo l'olio sempre di più. Si arriverà ai 10.000 km, l'olio comunque avrà perso viscosità, avrà aumentato moltissimo più del range permesso l'acidità. Il pacchetto di additivi
dell'olio avranno perso le loro proprietà e sarà comunque contaminato da particelle di metallo che poi si vanno a accumulare. C'è un'altra cosa da dire, oggi hanno cambiato un po' il sistema, molti filtri dell'olio. I filtri dell'olio prima avevano un sistema di sicurezza che era una valvola che quando il filtro arrivava a un certo punto e non era stato cambiato, un filtro può racimolare dai 2 ai 12, 13 grammi, 15 grammi di sporco, non di più. Quando il filtro era pieno, la valvola si apriva e l'olio passava diritto senza essere filtrato. Questo per mantenere proprio il circolo dell'olio e la lubrificazione del motore in maniera costante, perché se no un filtro pieno poi avrebbe diminuito la lubrificazione del motore. A questo punto ora fanno filtri senza questa valvola, scusatemi, e la lubrificazione del motore continua, però se l'olio è contaminato, l'olio continuerà a girare, niente lo fermerà, continuerà a girare e lubrificare con pezzi di metallo. Questo ve lo dico perché se il motore è una catena di distribuzione invece che una cinghia, meglio che le bronzine, meglio che ci sono mille pezzi, mille parti che si rovinano e in più le incrostazioni dei gas di scarico creano sempre più melma dentro il motore. Quindi una macchina quando passa i 100.000 km deve fare un cambio dell'olio a 5.000 km, a 4.000 km e non a 10.000. Per quanto riguarda la scelta dell'olio, tempo fa ho parlato con uno di voi che mi ha chiesto qual è l'olio migliore. L'olio migliore, a parte che non credo che ci sia un olio migliore, però io credo che sia giusto fare operare una scelta in base a quanto la nostra macchina, il motore della nostra macchina è degradato, al costo per chilo dell'olio, diminuire i chilometri e usare un olio normale, un olio di un prezzo medio normale. Attenzione agli oli falsi. L'olio è una cosa che ora viene falsificata perché l'olio di recupero viene proprio, vengono fatte le confezioni false. Il Castrol è l'olio più falsificato al mondo e vengono rivendute come prodotto nuovo e non lo è. E quindi non ha quelle prestazioni. Quindi la cosa migliore è usare un olio con le specifiche richieste dal costruttore. Entro certi limiti si può variare la viscosità dell'olio, o perché viviamo in montagna, o per il tipo di lavoro che fa la macchina, o per il chilometraggio che ha raggiunto. Mentre non si possono cambiare le specifiche. Per cui in questo queste sono le cose da tenere in conto per operare una scelta. Riassumendo, questo non video, non è stato neanche molto tecnico, io normalmente cerco di essere molto più telegrafico e molto più mirato. Quello che voglio dire è che scegliete un meccanico di fiducia che faccia una diagnosi, che ve la faccia anche pagare,
perché i soldi spesi nelle ore di diagnosi sono soldi risparmiati poi nei lavori, come si dice in Toscana, rabbrecciati. E fate in modo che sia lui a seguire sempre, non cambiate continuamente meccanico, perché un meccanico conosce una macchina, conosce voi, può capire quale tipo di guida avete, conosce il chilometraggio, gli altri problemi che quella macchina ha avuto, quindi riesce a operare una scelta anche nel caso dell'olio importante, e riesce a farlo con molta più competenza di un meccanico che vi vede una volta e poi più. Per quanto riguarda il resto, come vi dicevo, attenzione. Attenzione specialmente agli oli venduti nei discount, molto spesso proprio lì. E attenzione a leggere le specifiche quando comprate dell'olio. Per quanto riguarda tutto il resto, per oggi mi fermo qui.